Mentre i colleghi provvedono a installare la presentazione, un'altra precisazione riguarda il metodo di calcolo della CO2 evitata. Naturalmente i modelli che vengono utilizzati dall'istituto sono modelli che hanno caratteristiche generali, invece l'analisi che noi facciamo ai fini di comunicazione è un'analisi di tipo individuale, quindi vi è un margine di approssimazione. Però questo margine di approssimazione è sempre di tipo cautelativo. Ho avuto modo di vedere analisi non fatte dentro l'ISPA, ma esternamente, per esempio per valutare le emissioni risparmiate con il telelavoro, in cui a confronto i vari metodi adottati facevano vedere come utilizzare i fattori di emissione dell'ISPRA consentissero una valutazione sempre più cauta piuttosto che eccessiva. Quindi la CO2 risparmiata sarà di più, questo ci tengo ad evidenziarlo. Questi problemi imponderabili tecnici, facciamo parte del gruppo di persone che vanno a piedi, che da tanto tempo fanno questo tratto a piedi. E devo dire che poi nel passare del tempo, alla fine, tante altre persone, si sono aggiunte. Poi, grazie anche a questa, bella iniziativa, anche con Fabio, che aveva l'esperienza dei ciclisti all'interno di Ispra, abbiamo deciso di realizzare un po' una mappa. Quindi Fabio ci ha messo la conoscenza tecnica per realizzare questa applicazione e le conoscenze cartografiche, e in qualche modo l'idea che c'era dietro è quella di rendere ogni persona che fa questa percorrenza specifica a piedi, renderla in grado di registrare il percorso e di arricchirlo di una serie di informazioni. Quindi ne è nata all'interno del programma ESRI, che è un framework applicativo, la possibilità di realizzare questa app proprio specifica per il nostro specifico scopo. E quindi abbiamo in questo ultimo mese iniziato ad arricchire di informazioni questa nostra mappa, per poi renderla pubblica. Insomma, la cosa interessante, che poi più ci ha stupito e ci ha anche divertito, è che chiunque poi fa una percorrenza a piedi, in realtà non fa semplicemente un tragitto da A a B. È un po' discorsi che sono usciti in questa giornata, dall'intervento anche di Paolo Piacentini e tutto. In realtà è portatore di un sentiero, cioè un sentiero all'interno del tragitto, cioè della congiungente A e B in qualche modo, anche tutta una serie di informazioni che vanno dalle informazioni più specificatamente pratiche ad informazioni anche emozionali. Cioè, che vuol dire? Che questa percorrenza si arricchisce di informazioni che sono anche storie. In realtà un sentiero altro non è che un insieme di storie che vengono percorse in modalità lenta, in tempi lenti. Quindi il primo layer, quello più banale e semplice che è stato inserito, è una possibile percorrenza che vedete. Adesso questo Fabio adesso ce la indicherà un po' Sì. meglio, è questo tracciato blu, no? Sì, questo qui è un po' il risultato dell'analisi e dell'utilizzo da parte di Giulio dell'app che abbiamo sviluppato con gli strumenti interni ISPRA per recuperare sia il percorso che faceva e sia i punti in cui lui ha evidenziato dei problemi oppure delle cose belle da vedere. Giulio ha scelto il tema degli alberi, per cui questo percorso a piedi, che potrebbe essere una tragedia, l'abbiamo fatto diventare invece un qualcosa di più poetico, no? Per cui attraversare una strada, attraversare un viottolo oppure vedere dei punti che spesso per la fretta non si notano. Per cui attraverso l'utilizzo dell'app abbiamo realizzato sia il tracciato e sia la presa dei punti. Ad ogni punto
è stato associato, sono associate una serie di informazioni che vengono visualizzate. Nell'app abbiamo previsto di poter scattare una o più foto. E in questo caso questa è la partenza di stamattina che loro hanno fatto, per cui già in tempo reale la foto viene già messa a disposizione degli utenti. Non solo, nell'applicativo è compreso, c'è un campo che ci permette di aggiungere delle osservazioni, perciò quello che vediamo, quello che sentiamo, eccetera, eccetera. E qui Giulio ha messo, vado Sì, no, avanti. se fai rivedere la foto quella iniziale in cui siamo partiti, secondo me è interessante anche perché, vabbè, oggi eravamo pochi, non so, mi devo spostare qua per il microfono forse, però copro. Oggi eravamo in pochi e anche per le condizioni atmosferiche, nonostante poi qualcuno di noi andasse ripetutamente alla navetta e dicesse no, guardate, la facciamo a piedi, però insomma alla fine non siamo stati abbastanza seducenti rispetto a convincenti rispetto a questa cosa. Però questa foto secondo me è interessante perché ci sta una saldatura storica che è avvenuta in questa prima ufficiale passeggiata, e il gruppo dei ciclisti, che vedete che Matteo è uno dei capitani del gruppo dei ciclisti, e il gruppo dei pedoni, che spesso si contendono alcune aree pedonali. Vedi la ciclabile sul Lungotevere dove ci sono delle battaglie infinite, e invece questo è un po' un momento di riappacificazione ufficiale, e quindi questa cosa qua secondo me è una foto che è molto molto evocativa di questo inizio di percorrenza. E vabbè, poi possiamo anche un pochino vedere le altre foto. Il discorso è questo, che quindi abbiamo deciso di trasformare questa percorrenza, questo tragitto, in un sentiero. Quindi lo abbiamo arricchito di diversi layer. Adesso va di moda, insomma, degli strati informativi. Uno di questi strati informativi è lo strato vegetale. Non sono solo alberi, ma è proprio in realtà un discorso più Vediamo ampio, se qui ci abbiamo qualcosa. rispetto agli alberi e alle alberature. Chi percorre nelle varie, come lo facciamo noi, durante tutto l'anno, scopre tantissime cose che succedono a questa altitudine, in questa latitudine, nella nostra percorrenza. Quindi, per dire, a oggi, in questa settimana, sono iniziate a fiorire le rosacee, cioè abbiamo tutta una serie di piccoli fiorellini, cosa che se uno va leggermente in collina, ancora inverno pieno, o se va in montagna, queste cose le vede magari a giugno. Averci questo rapporto continuo con la natura, ad esempio, sono arrivati i cormorani al laghetto dell'Eur da 2 anni circa. È una cosa che interessante che arricchisce questo tipo di percorrenza, ma anche ci sono, diciamo, altre foto di alberi, ma secondo me poi sono anche interessanti, ecco, il sentiero poi alla fine ha delle suggestioni, e queste suggestioni poi si estrinsecano dando dei nomi ai vari tipi di percorrenze, ai vari tipi di tratti. Allora, per dirvi, voglio fare degli esempi banali, perché al di là del fatto che magari dove uno poi incontra un collega, dice quello lì, il parchetto qua, siccome ci incontravo spesso il mio collega di stanza che è Jagaz, si chiama Parco Jagaz, ormai al piano nostro è riconosciuto come Parco Jagaz, ma ad esempio ci sta questa passeggiata, la vedete questa parte della passeggiata subito uscita dalla stazione Enrico Fermi, ecco, proprio questa passeggiata del Giappone, in realtà è diventata la passeggiata della fortuna, al di là, adesso Francesco non c'è, della sfortuna dell'incidente in itinere, e Lungotevere della fortuna per due motivi sostanzialmente, perché la comunità dei filippini si trova a giocare spesso là vicino alla metro, e quindi ci stanno un sacco di giochi, insomma, che richiedono fortuna, ma anche perché, incredibilmente, questa storia vera, nella percorrenza a piedi che ogni tanto porta fortuna, lì ci ho trovato un anellone d'oro. E questo anellone d'oro è stato poi portato subito alla sede Ispra, e allora la fortuna in itinere poi deve ricadere su Su Ispra o Ispra. ricade sul singolo, se poi la sfortuna. Vabbè. Vabbè, insomma, sono cose complesse, però ve la racconto come è andata a finire questa storia. Praticamente, grande consulto sul piano: è oro, non è oro, era un anello importante. Poi avevano aperto un compro oro qua sotto, l'ho fatto valutare.
sono stati 200 euro, poi altro consulto, ma porta sfortuna se te li tieni, insomma alla fine ho pagato due cene, caffè per tutti, ci sono andato sotto, però insomma, è stata una bella cosa, insomma. E oltre, vabbè, possiamo vedere un po' di alberi, secondo me questo qua è bello di albero perché qui ci dovremmo avere il ginkgo, esatto, il ginkgo biloba in autunno, insomma è una delle due, ecco, il ginkgo biloba in autunno che è molto bello, che sta proprio sotto il palazzo dell'ENI e queste alberature veramente se uno ha la fortuna, perché ecco, penso che per noi che andiamo a piedi lo riteniamo un regalo che ci facciamo andare a Sì, piedi, perché certo, comunque sia assolutamente. dedichiamo magari dei 10 minuti in più invece che prendere l'autobus e cose a farcela a piedi, e regala delle immagini bellissime, insomma, durante tutte le stagioni. Quindi uno arriva in ufficio che già ha assorbito delle cose belle e si fa anche portatore poi di storie. Certo. L'idea anche con Fabio un pochino era quella di rendere pubblica questo tipo di percorrenza. Tra l'altro è stato anche aggiunto una serie di layer, per esempio sulla disabilità. Mi è capitato di fare questo percorso con un disabile e alla fine tante cose che non avevo notato me le ha fatte notare. Ad esempio manca un mancorrente che da euro fermi da sopra porti sotto. Quello là è un grave problema, oppure la presenza di un terreno scivoloso, come per esempio Tipo l'assenza di un qua. ascensore. Queste sono tutte informazioni che poi No, possiamo dare, magari come assolutamente. istituto, come aggregato di persone che vanno a piedi, potremmo far presenti, come per esempio un'altra battaglia che però non ci siamo riusciti alla fine, è quella di far cancellare delle strisce pedonali pericolosissime che stanno alla fine della via che conduce al Sant'Eugenio e attraversano. Quelle sono pericolosissime, veramente non fatele. Ho attaccato anche già altre volte, non attraversate, non attraversate, cerco sempre di dissuadere le persone che attraversano. Però quelle andrebbero spostate semplicemente prima dell'incrocio. Però va bene, insomma, cercheremo pure di riuscire. Beh, questo è un attraversamento pericoloso che lui ha segnalato, per cui non solo le cose brutte, anche le cose belle, però segnalare un po' tutto, no? Con Giulio abbiamo studiato una lista di possibili osservazioni che adesso vi facciamo vedere, che chiaramente con l'esperienza vanno forse alimentate e non alimentate, vanno integrate con altre informazioni. No, vai avanti, poi Sì, facciamo vedere la no, parte ecco, un più pochino tecnica. l'idea è questa, di rendere questo modello un po' esportabile, ci dicevamo con Fabio, nel senso che per esempio lo strato vegetale, che vabbè, non mi interessa personalmente perché non me ne occupo di questa cosa, cioè non sono un botanico, quindi mi interessa dello strato vegetale, giustamente. Però la cosa interessante, per esempio, è come ISPRA potrebbe essere quello di dotarci ognuno di questi strumenti. In ISPRA abbiamo un know-how notevole nei confronti dello studio della botanica. Allora potrebbe essere interessante, per esempio, regalare questo strato vegetale a tutti i cittadini che si fanno il periplo del parco, che adesso hanno riaperto pure il passaggio sulle cascate, il parco I Giardini dell'Eur. E quindi ogni cittadino che si fa il suo giretto a piedi a un certo punto sa che quell'albero è una tuia piuttosto che una magnolia, piuttosto che un olmo, ed è secondo me come ISPRA una cosa, un bel regalo che uno può fare al territorio, perché ecco, il sentiero è anche calpestare un territorio, quindi significa conoscerlo, affrontarlo con lentezza e entrarci anche in contatto, ecco. Quindi in questo caso ci abbiamo avuto la fortuna di avere degli strumenti tecnologici che ci Anche hanno sì, permesso anche di fare questa cosa. Abbiamo qua dentro velocemente, insomma. un enorme know-how di tipo ambientale, ecco, per esempio anche la strada delle polveri sottili. Ci sono dei tratti che hanno delle polveri sottili molto forti. Questo sentiero qui è stato un po' studiato per evitare le polveri sottili, quindi in genere ci portiamo sempre leggermente più in alto del fatidico metro e mezzo, dove le concentrazioni in genere sono più alte, e cerchiamo di tagliare tutta una serie di situazioni che magari non sono salutari. E vabbè, ci sono anche un po' un altro. Ah, volevi far vedere l'app, Sì, fa? no, volevo far vedere anche, scusate, cambio mappa.
volevo far vedere anche com'è possibile poi attraverso questi strumenti ottenere dei report molto velocemente, perché io attraverso il suo monitoraggio, diciamo, già so ad esempio quanti attraversamenti pericolosi ci sono, per ogni classe già io posso capire che cosa sta succedendo durante la fase di monitoraggio. E se vado qua comunque, poi nel tempo si sono sì, scoperti un finisci un sacco di attimo di collegi, parlare perché devo di ridere. molti colleghi abbiamo scoperto nel tempo che fanno questo percorso a piedi. Ad esempio, un'altra cosa che mi viene in mente, racconto due episodi. Vabbè, intanto spesso la percezione del pericolo, anche questo è andare a piedi, magari uno torna alla sera, l'inverno, la zona non è illuminata, quindi questo può essere una percezione del pericolo, le stiamo anche segnalando queste cose perché in questo modo si riesca a rendere magari delle strade più illuminate e anche poi per quello che riguarda proprio la percezione del pericolo, secondo me a volte è radicalmente sbagliata, questo per la mia visione di alcune cose, cioè magari è molto più pericoloso attraversare una strada, fare un attraversamento pedonale in certe zone piuttosto che camminare e farsi da qua al Sant'Eugenio, che comunque alla fine le persone ci stanno e via di seguito. Ecco, questo secondo me anche è il valore positivo di andare a piedi, cioè riavvicinarsi a una percezione del pericolo che poi inevitabilmente per una serie di suggestioni che ci vengono date siamo un pochino tutti quanti schiacciati dal fatto che oddio, là ci sono i rapinatori, là ci sono le cose, in realtà i pericoli a cui uno si sottopone banalmente attraversando una strada sono molto più evidenti e uno è molto più esposto a dei rischi seri rispetto a altre cose. No, la cosa interessante poi in questi sentieri si incontrano sempre delle persone, questa è una cosa abbastanza simpatica che è successa e che ha dato il nome alla salitella del Giappone, perché su questa salitella incontravo sempre un giapponese, ma che sembrava Zatoichi, tipo il film, quello che ci siamo visti. E quindi c'è cioè, un giapponese, lo potete immaginare, molto elegante, camminava così, però non c'era modo di entrarci in contatto anche di occhi, visivo. E quindi io insomma lo vedo una volta, due volte, la quinta volta dico, mo, da domani lo saluto, qualsiasi cosa succede, succede. E quindi lo saluto e lui il primo giorno non replica, il secondo giorno non replica, il terzo giorno mi fa un giorno. E quello per me è stata una felicità totale. Poi il giapponese è scomparso, mistericamente, forse ha cambiato strada e ha detto, chi è questo? Dice, magari stava lì Chi è sto matto? d'incognito. No, cioè tipo maniaci presenti su una percorrenza. Vai. Vabbè, e appunto con questi strumenti abbiamo realizzato anche per i ciclisti un'app e inizialmente l'abbiamo fatto per i ciclisti e così l'abbiamo fatta per i pedoni. La cosa interessante che vi volevo far vedere è che con questa tecnologia è possibile appunto avere delle risposte immediate in tempo reale, cioè si può fare un monitoraggio del genere. Ad esempio qui sono le osservazioni, per ogni osservazione ho, che ne so, qui ho quattro osservazioni sui passaggi pericolosi sulle strisce. Oppure qui vediamo che abbiamo attraversamento pericoloso 6 e così via. E in più posso ottenere tutta una serie di statistiche che saranno elaborate a secondo dei contenuti che io vado a mettere dentro. I dati sono sempre poi riportati sulla cartografia e georiferite e geocodificati, questi sono i punti di presa. L'app è completamente gratuita, i dati sono nostri, l'app è possibile scaricarla sia per sistema OS o per Android. Sui vari siti che lo espongono, e
l'accesso ai dati invece è controllato da noi, nel senso che noi esponiamo i dati, però diamo l'accesso solo e soltanto a chi diciamo noi, per cui non è un accesso pubblico, ma è un accesso controllato. Anche perché stiamo facendo una fase di sperimentazione. Due, prima poi di dare i dati o comunque divulgare i dati ci dobbiamo stare attenti, per cui l'accesso è controllato. In questa fase abbiamo sperimentato con Giulio, quando la cosa andrà avanti potrà essere distribuito agli altri. E che dire? Scaricatevi l'app, partecipate alla creazione di un sentiero. Venite da me, vi do l'accesso. Da Fabio l'accesso. E iniziamo ad alimentare questa base. L'app si chiama, devi andare su l'App Store oppure... Sì. Esatto, serve un 2-3. In sostanza, infatti, è un questionario, ma l'app consiste in un questionario in cui ci sono le domande e cui si risponde. Possono aggiungere anche le foto, le riprese del punto critico, del punto bello. Sì. Che poi non lo potete fare soltanto su questo tragitto qua, anche se voi avete un tragitto casa e primo mezzo pubblico disponibile, sì, ad esempio, esatto, perché nel momento in cui nel momento in cui l'app prende il punto, lo georeferenzia, quindi comunque sarà un puntino che sarà presente in un'altra parte della mappa di Roma, quindi potete anche voi inserire delle informazioni non relative soltanto a questo percorso che è stato fatto, ma ai percorsi vostri, quindi è una cosa... diciamo, nella migliore delle ipotesi, noi pensiamo tra 150 anni più o meno di averci una mappatura di tutta Italia almeno, no? Perché, sì, perché con gli smart workers, queste cose qua, quindi ci avremo tutto quanto. Questo qui è l'elenco delle osservazioni che avevamo inserito. Che abbiamo inserito, non so, sì, per esempio, incrocio, pericoloso strisce, percorso sconnesso, scivoloso, attraversamento. Noi con Giulio, anche perché è impossibile mettere tante informazioni, per cui dobbiamo sempre riuscire a sintetizzare sempre di più, però dando una panoramica dell'oggetto che andiamo a investigare, però... Cioè, poi è anche aperto, cioè se ci sono commenti, integrazioni, ben accette, insomma. Sì, sì. Qui abbiamo messo un campo per la descrizione degli arbusti, eccetera, eccetera. L'oggetto è a disposizione sicuramente penso per noi ISPRA, ma prima che diventi un oggetto bisogna parlarne, insomma. E basta. Direi che siamo bravissimi. Fantastici. Grazie per l'invito. Grazie a voi per la dimostrazione in diretta della Citizen Science. Esatto. Ogni dipendente, tra parentesi, come cittadino che immaginate che io ho una scuola con alternanza scuola-lavoro di 13 ragazzi, anzi 24 quando vado a scuola, e sto insegnando loro ad utilizzare questi strumenti. Abbiamo fatto un piano su una vecchia carta geografica di Roma, rappresentazione geografica di Roma di un abate, un certo Ridolfino, che descriveva un giro di tutti i monumenti classici dell'età imperiale a Roma, però molto così disegnato a mano, e i ragazzi stanno riprendendo i punti, tutti i monumenti, adesso ricreiamo il percorso, ci prenderemo gli alberi, le cose, ci facciamo un giro turistico, ci calcoliamo la CO2, certo. E ci facciamo una pista ciclabile, perché poi immaginate che ognuno di noi vede con i propri occhi, cioè, sì, generalmente vediamo tutti la stessa cosa, però forse osserviamo diversamente. Cioè, non esiste la geografia, ma le geografie. Le geografie, esatto. Esistono. Questo è il motto che ci siamo dati oggi. Le geografie. Viva le geografie!